Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube. Buonasera, 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 buonasera. Questo video ringrazio, prima di iniziare, un ragazzo a cui voglio molto bene, che gli dedico questo video. Non può essere magari d'accordo con me, può essere in disaccordo. Il mio amico Andrea da Segrate, veramente che mi vuole un gran bene, gli mando il più grosso abbraccio che gli posso mandare. Sono troppo contento anche che la sua nonna è tornata a casa. Oggi, cioè, io non riesco a capire, ma la parola di mia figlia è legge. Voglio il gattino. Mi manda adesso una videochiamata che c'è già il gatto a casa. Vabbè, che i gatti te li regalano. E indovinate come l'ho chiamato? Andre, senti qua. Teo! L'ho chiamato Teo il gatto, l'ho chiamato Teo. Gli ho detto, ascolta, lo chiamiamo Mike. Fa, dai, Mike un gatto, no, no, no. Li facciamo Raffaele? No, 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 no. Poi gli ho detto, vabbè, c'è anche la fidanzata che abita qua a 1 metro della fidanzata. La fidanzata, la moglie di Teo, la famiglia abitano nello stesso quartiere. Praticamente dall'altra, esci dall'altra parte del parco dove abita la famiglia di Tornandez a Bussolengo. Quindi, come lo chiamiamo tutto bianco così? Teo. Lo chiamiamo Teo. Teo mi piace. Quindi ha giudicato il nome Teo. Non benvenuto al nuovo gatto per la Rebecchina. Incredibile. Comunque, detto questo, ragazzi, detto questo, volevo parlare di questa cosa. Potrete trovarmi d'accordo, come potrete trovarmi in disaccordo. Allora, non siamo, mettiamoci in testa una cosa, non siamo una big, ok? E per essere una big non si parla di calcio per forza a livello di risultati, ma una big qua dentro, e non sono riferito alla squadra, sto parlando globalmente. Noi non siamo una big. Mettetevelo in testa. Adesso vi do anche le motivazioni perché non lo siamo. Vi do anche le motivazioni, e ce ne sono tante di motivazioni perché non siamo una big. Però ricordatevi una cosa, allo stesso tempo, ricordatevi che non sempre vincono le big. L'anno scorso Leverkusen con un Bayern fatto di campioni ha vinto il campionato. Il Leicester nel lontano aveva vinto il campionato. Il Napoli, che non è neanche lui una big, 2 anni fa ha ammazzato il campionato. Quindi non è che per forza uno che deve essere una big, per forza, non può vincere lo scudetto, non può raggiungere traguardi, eh. Però il livello di percentuali è normale che diminuisce. Eh sì, è normale che cala drasticamente. Ma è una questione, come dice mio padre, è una questione di percentuali. Ti può andare a culo, ma se ti va a culo, che avevi una percentualità bassa, ti è andato proprio a culo. Va bene che c'era anche qualcuno, un poeta, che diceva: gli dèi aiutano sempre i grandi, ma non è proprio così, perché gli angeli, credetemi, si stancano di proteggere, e si sono stancati di proteggere da quando è andato via il nostro angelo custode, che era Paolo Maldini. Da lì si sono rotti i coglioni. E per il momento, c'è da dire che per il momento, nonostante le due sconfitte in Champions, che è una cosa che comunque non ci riguarderà, comunque siamo lì, dopo 6 punti che già abbiamo giocato il derby, sei comunque lì a 2 punti dalla prima in classifica. Per come era iniziata, io ci avrei messo una firma di perdere le due in Champions e lì a 2 punti, eh. Ci avrei messo una cazzo di firma. Comunque andiamo sul titolo del video. Perché non siamo una big? Non siamo una big perché non possiamo permetterci di essere chiamata big. 4 milioni e mezzo, lasciando stare Leao, 4 paletti di stipendi da 4 milioni e mezzo. Quando le big invece hanno di media, parlo in generale, non soltanto, sto parlando big a livello mondiale. A livello mondiale, se tu definisci una big ancora al Milan, secondo me ti sei perso qualche punto. Società che all'estero pagano, ma anche qua in Italia come l'Inter, pagano 6, 7, 8 milioni di euro di ingaggi, in media facciamo 6, 7, ok? Mentre da noi la media è 3,5, dai 3 ai 4, e sto alto. Non puoi essere una big, non mi potete confondere la moralità con la realtà. Non facciamo questo errore. Io sono pienamente d'accordo con voi che sono strapagati. Però questo è il primo punto.
Non abbiamo la mentalità di una big, la mentalità di una società che vuole andare a vincere. Non ce l'abbiamo, nella maniera più assoluta. Paletti sul mercato destra e sinistra, prendere giocatori scontenti dalle altre squadre che stanno facendo schifo dalle altre squadre, sperando, vedi Ebram, sperando che con noi vadano bene. Vedi Ebram, vedi Emerson Royal. Due esempi sui cinque acquisti che abbiamo fatto, perché alla fine abbiamo fatto cinque acquisti. Ok, due di questi erano due scontenti in altre squadre. Non è la mentalità da big questa. Non abbiamo un direttore sportivo e non abbiamo neanche uno scouting. Non peschiamo mai da non so quanto tempo, dopo Donnarumma. Ok, forse adesso pescheremo Camarda e Gimenez, ma ce li abbiamo già in casa. Dalle altre parti non abbiamo una scouting, vedi. Tante squadre di Serie A che vanno a pescare, ma vi parlo di medio-alte squadre, vedi l'Udinese, vedi il Sassuolo ai tempi, vedi l'Atalanta, che ti va a pescare dei giocatori che nessuno ci crederebbe e che invece ti pescano jolly. Questo anche a noi è da tanto che non succede. Quindi, scouting, direttore sportivo che fa il cinema in conferenza stampa per fini personali invece che fini redditizi al risultato, ok? Perché nel mercato, ragazzi, il mercato che hanno fatto lo potevo fare tranquillamente anche io. Benissimo. Qua quindi siamo arrivati a questo punto. Direttore sportivo l'ho detto, del mercato l'ho detto, degli ingaggi l'ho detto. Zero ormai valore nella stampa. Noi non ci abbiamo più pressione. Cioè la stampa contro di noi ci martella a destra e a sinistra perché non avendo una società. Vanno a nozze con noi vanno a nozze. Non c'è mai nessuno che si presenta in sala stampa quando le cose non vanno bene ed è lì che invece ci dovrebbe essere il pugno duro, lo zoccolo duro, il mio amico Luca, della situazione, lo zoccolo duro della situazione che va in sala stampa, ma quando le cose vanno male soprattutto, non quando le cose vanno bene. Oddio, mi ero segnato i punti, Robby Max sul coso. Allora, degli acquisti l'ho detto, della conferenza stampa l'ho detto. Dello scouting l'ho detto, del mercato l'ho detto, dei paletti l'ho detto, e poi la cosa veramente da rabbrividire è quando l'allenatore migliore che c'è in Italia ti aspetta fino alla fine, tu non lo vuoi prendere, non ragioni da big, perché tutte quelle che veramente le società big che vorrebbero vincere qualcosa, prendono i migliori. La Juventus, nonostante che sta prendendo una grandissima inculata con l'infortunio di Bremer, ma soprattutto con lo schifo che sta facendo David Luiz, io ci avevo il dubbio che il brasiliano lì, David Luiz, come cazzo si chiama, ci avevo il dubbio che quelli erano tanti soldi per, cioè che Aston Villa dava via così. Io c'avevo il dubbio che nessuna squadra di Premier lo volesse. C'avevo il dubbio già, brasiliano, poi che il Brasile fa così cagare, già c'avevo dei dubbi. Qua Robby Mac, ricordati cosa ti avevo detto, anche se non lo conoscevo, un ma, un grosso ma. Comunque, altra cosa, una big, quei pochi giocatori forti che c'ha, se li tiene, va a far subito i rinnovi. Mancati rinnovi ancora di Magnan e Theo Hernandez. E poi mi è venuta in mente un'altra cosa. Una big non ha Calabria come capitano, una big con Calabria come capitano a fine contratto, la fascia al braccio gliela toglie e la mette sul braccio di Mike Maignan con tanto di rinnovo di contratto, una big ragiona in questa maniera. Quindi non sto parlando di risultati in questo momento, sto parlando di mentalità nostra adesso che comunque ci comanda. Una big non ti verrà mai a dire dobbiamo vincere, ma devono vincere anche gli altri, voglio far tornare il cannò. Una big non ragiona così. Una big ragiona, mi prendo tutto quello che posso. Così ragiona una big. Grazie a Dio, lo ripeto, non è detto che le big vincano sempre, perché il bello del calcio è fondato sull'imprevedibilità. Nessuno si aspettava che vincessimo il derby, ebbene anche, perché poteva essere più rotondo il risultato. Eppure è successo, per questo seguiamo il calcio, perché se tutto fosse così scontato, la magia che noi tutti i tifosi di tutte le squadre viviamo ogni giorno
Non ci sarebbe motivo per cui non seguo la nazionale, perché vince o perde, viriamo tutti nella stessa direzione, non c'è nessuno da prendere in giro. Che pressione c'hai? Nessuno a vederla. La guardi giusto perché c'è qualcosa. C'è un pallone che rotola in televisione, ma te lo guardi con gli occhi, non te lo guardi col cuore. Per questo non sono mai stato legato alla nazionale. Detto questo, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mettete un like. Cuoricino con l'S di dollaro per mettere una donazione se volete farla. Ditemi qua sotto il vostro pensiero, naturalmente. E comunque, il titolo parla chiaro. Noi non siamo una big, però non sempre le big vincono. Ciao a tutti.